Buona giornata cari amici, cari fedeli, per voi e con voi mi metto in ascolto di questa parola, è Gesù che parla, è il suo Vangelo che è sempre nuovo come l'alba di questa mattina, perché la parola di vita è viva e ci dà vita. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse, Padre, è venuta l'ora, glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo. Essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Un Vangelo che ci manifesta Gesù in preghiera. Infatti, nella posizione tipica dell'Orante, alzate gli occhi al cielo. Il cielo, lo abbiamo celebrato l'altro giorno proprio nella festa dell'ascensione: non è un luogo, è una relazione. Quando Gesù viene battezzato si aprono i cieli, piena comunione tra cielo e terra, tra Dio e l'umanità. Cristo è disceso dal cielo ed è tornato in cielo. È venuto per in Cristo cielo e terra sono sposati per sempre. Gesù prega, cioè parla con il Padre. La preghiera è dialogo con Dio, è l'arte di, di relazionarsi con il Padre. E è bello perché mentre è in questa intimità incredibile, lo sguardo di Gesù è su di noi. Vedete, l'intimità, la preghiera non è mai intimistica. Io e il mio Gesù, che solitamente mi dà sempre tanta ragione. No, io e il Padre, e lo sguardo sui fratelli, che entrano sempre nella preghiera. Padre, glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. È, suo, è strana questa parola, la gloria non è tanto l'onore, l'importanza, la gloria umana, quella che tanti uomini cercano. La gloria, nella radice ebraica del termine, è il peso, ciò che dà sostanza. Quanto pesa Dio nella tua vita, questa è la gloria di Dio. Quindi Gesù è vicina, è vicina alla sua ora, è l'ora della croce, è l'ora in cui manifestare al mondo la grandezza, l'immensità, i non confini dell'amore del Padre. E chiede questo, chiede che il Padre, che il suo amore si manifesti in lui. Questa è la vita eterna, che conoscano te l'unico vero Dio e colui che mi ha mandato. Conoscere non una forma astratta e ideale, perché questo non dà vita. Il rischio è quello di sapere tante cose sul Signore, ma poi cercare vita da altre parti. Ma conoscere Dio vuol dire fare esperienza di Dio, in cinque sensi. Come conosci tua moglie, tuo marito, un amico. E quando conosci una persona, la tua vita cambia perché entra nella tua vita. La vita eterna è conoscere Dio, l'unico vero Dio, certo. Perché gli altri sono dei falsi, sono idoli, ci prendono la vita. Dio è l'unico a darci la vita. E colui che ha mandato Gesù Cristo, che ci è venuto a rivelarci il volto del Padre. Allora davvero chiediamo oggi che il Signore ancora una volta si faccia conoscere. Che possiamo sperimentarlo, possiamo ancora toccarlo. Vieni, Signore, ti invochiamo, Spirito Santo, manifesta il Signore vivo oggi, faccelo conoscere, allontana da noi l'abitudine, fa che oggi sia il primo giorno in cui possiamo conoscere il Signore come la prima volta, che il nostro rapporto con il Padre vada sempre più in profondità, perché, O oh Padre, noi siamo tuoi e tu ci custodisci. Amen.